Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stasera, perché è sera, sì, siamo in compagnia di Monica, che già conoscete. E lei non la conoscete, lei è mia sorella. Prima che me lo chiedete, non vi do il numero, non vi do niente. E probabilmente queste saranno le uniche battute che vedrete in questo video. Non vedrete moto, non vedrete scherzi, non vedrete le mie solite battutacce, perché questo è purtroppo un video triste. Parleremo di un fatto spiacevole accaduto a mia sorella e di una vera e propria truffa accaduta a noi. Partiamo, diciamo, con il fatto meno pesante, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, che è accaduto a mia sorella. Vi dico che parliamo di tema assicurazioni. Ho deciso di fare questo video affinché impariate dalle nostre, soprattutto, cavolate, evitiate di rifarle e quindi di conseguenza evitiate di essere truffati. Allora, partiamo da Laura. Quando è che hai assicurato la macchina? Luglio 2018. Allora, Laura ha fatto su facile.it? Sì, però rinnovo. La polizza vera è partita nel 2017, facile.it, rinnovo 2018 luglio. Ok, quindi là tramite il portale facile.it, simile a segugio.it, praticamente sono dei portali che inserite i dati e vi tirano fuori una lista dei migliori preventivi disponibili affinché possiate risparmiare sull'auto, moto, poi ci sono mutui, bollette. In questo caso a noi ci interessa auto e moto. Quindi Laura ha fatto un rinnovo di un'assicurazione con l'agenzia? Conte.it. Ok, l'agenzia Conte.it. Fanno la pubblicità su internet, quindi non vai a pensare di avere problemi. Quando sono cominciati i problemi? Il giorno in cui i vigili mi hanno fermato a un posto di blocco. Poi ho scoperto dopo che mi hanno fermato proprio perché la telecamera, quelle poste su strada per la circolazione, aveva inquadrato la mia targa, aveva già mandato alla pattuglia poco più avanti, che aveva il posto di blocco, la verifica che la targa risultava scoperta da copertura assicurativa. Mi hanno fermato e mi hanno chiesto le varie documentazioni, patente, libretto e copertura assicurativa. Io ho fornito tutti i documenti. Si sono allontanati e poi poco dopo sono tornati e mi hanno detto che il mio veicolo era scoperto da assicurazione. E già iniziano le prime domande. Com'è possibile? Sapete bene che esistono tutte queste app che vanno tanto in voga oggi, scanner veicoli, infotarga, che dicono se il veicolo è assicurato, se ha la revisione, se il bollo è in regola, se ci sono denunce. Quindi potete usarle, ad esempio, se vedete un motorino in mezzo alla strada messo male, potete prendere targa e vedere se è stato denunciato il furto. Quindi lei giustamente c'è un errore perché io ho pagato tramite carta di credito. Ok, ha pagato tramite carta di credito la Conte.it, tuttavia il suo veicolo, una Lancia Y, non risultava assicurato. Nonostante avessimo mandato tutti i documenti, loro mi hanno mandato il certificato assicurativo, la carta verde, insomma è necessario dopo il pagamento del premio assicurativo, hanno mandato tutto e quindi io non mi sono preoccupata, ho preso i documenti, li ho stampati, avevo tutto con me, non mi sono preoccupata di andare a vedere su tutte queste app che adesso ci sono di controverifica della copertura assicurativa, pensando, insomma, essendo in buona fede, invece non era così. Praticamente lei è stata fermata dalla polizia, dai vigili, che effettivamente loro dicevano sì, ok, tu mi porti questi fogli, però ad oggi il tuo veicolo non risulta assicurato. Da lì sono nati dei problemi con il call center. Sì, perché io ho cominciato a chiamare in presenza dei vigili il call center di questa assicurazione, che è un'assicurazione telefonica, che continuava a ripetere che per loro era regolare la copertura assicurativa, che non c'erano problemi su questa polizza, nonostante però i vigili di contro continuavano a fare tutte le verifiche del caso presso il sito dell'ANIA e quant'altro, e invece dicevano l'esatto contrario. Devo dire che i vigili urbani sono stati veramente molto molto carini, perché in questi casi è previsto il sequestro del mezzo, invece mi hanno consentito di tornare a casa, mi hanno lasciato questo foglio che mi permetteva di tornare a casa e ovviamente poi da lì avrei dovuto lasciare la macchina ferma fino alla venuta copertura assicurativa, e contestualmente mi hanno lasciato un invito di presentazione perché entro 5 giorni dovevo presentarmi presso il gruppo dei vigili urbani a Largo Telese e presentare la documentazione cartacea di quanto già gli avevo fatto vedere, quindi con tutti
gli estratti conto della carta, quindi con la prova dell'avvenuto pagamento del premio, e il cartaceo della polizza nuovamente, i miei documenti, i documenti della macchina. Però insomma mi lasciavano un po' di giorni affinché ci fosse un po' di margine con l'assicurazione, che invece continuava ad asserire che era tutto regolare. Loro invece mi hanno spiegato che spesso le assicurazioni non regolamentano subito i flussi, cioè avvenuto il pagamento del premio assicurativo, il flusso dovrebbe essere trasmesso all'ANIA entro 24 o 48 ore, adesso non ricordo bene. Invece non era stato fatto. Premetto che io sono stata fermata ad ottobre e la copertura della polizza doveva essere attiva da luglio, e invece non c'era niente. Come si è sbloccata la fine della situazione? Come hai fatto a fargli capire all'assicurazione che c'era effettivamente un problema e che dovevano risolverlo? Durante questi 5 giorni ho continuato a chiamare la polizza, l'assicurazione, che a un certo punto ha cominciato a non rispondermi più. Quelle poche volte che mi ha risposto ha continuato a dirmi che io avevo delle informazioni sbagliate, invece era tutto regolare. Quando sono andata invece poi dal gruppo dei vigili urbani, perché avevo questo invito di presentazione, la vigilessa, carinissima anche lei, ha preferito fare un ultimo tentativo, mi ha chiesto di chiamare l'assicurazione davanti a lei, l'ho messo in viva voce e lei stessa ha sentito che la persona che mi ha risposto continuava a dire che l'assicurazione c'era, non c'era problema, che i vigili sbagliavano. Quindi poi ha preso il telefono la vigilessa, si è presentata, gli ha detto che era tal dettagli del gruppo, tal dettagli della polizia di Roma Capitale, e che aveva appena effettuato la verifica sul sito antitruffa dell'ANIA e che questa polizza non esisteva, e quindi di verificare anche presso i suoi superiori, perché se entro un paio d'ore la copertura assicurativa non saltava fuori, io mi recavo alla stanza adiacente per sporgere denuncia contro la Contea Assicurazioni per truffa. Magicamente dopo 2 ore è comparsa l'assicurazione. Quindi, dopo 2 ore è comparsa l'assicurazione, si è risolto tutto bene e tutti felici e contenti. No, ragazzi, e vi spiego perché ho voluto portarvi la testimonianza di una persona molto vicina a me. Perché? Per puro culo, aggiungerei, lei è stata fermata dai vigili di Roma Capitale, ancora grazie per il trattamento, però pensiamo cosa fosse successo se ci fosse stato un incidente, ancora peggio, mia sorella, grattandoci, avesse investito una persona. In tal caso, mia sorella, che comunque ha fatto tutte le cose fatte bene, ha comprato l'assicurazione, l'ha pagata, ha stampato i fogliettini, non sarebbe stata coperta d'assicurazione, quindi avrebbe innanzitutto dovuto pagare i danni alla persona coinvolta nel sinistro, quindi o i danni alla macchina o addirittura i danni a una persona investita, che non sono pochi, e poi avrebbe dovuto fare rivalsa sull'assicurazione. Voi capite bene che i danni, investendo una persona, nel migliore dei casi vai a cacciare decine di migliaia di euro, nel peggiore puoi cacciare, credetemi, veramente tanti soldi. Quindi adesso, per fortuna a noi, la cosa si è risolta nel migliore dei modi, ma qualora mia sorella avesse avuto un incidente, sarebbero stati cavoli amari, nonostante lei fosse pienamente nella ragione e avesse pagato quello che gli era stato chiesto nei tempi previsti. Quindi, ragazzi, adesso continuiamo con la testimonianza di Monica e poi tiriamo 2 somme. Parte tutto dalla compravendita della moto di Monica. Vi ricorderete, il video vi è piaciuto molto, abbiamo parlato di cosa evitare per essere, diciamo, truffati quando si acquista una moto. Ironia della sorte, siamo stati truffati dopo. Vi ricorderete che siamo andati a prendere la moto a Porto Recanati, abbiamo fatto un'assicurazione giornaliera e con quella abbiamo portato la moto a Roma. Per fortuna l'assicurazione sulla moto era doppia, perché anche il proprietario l'aveva lasciata e l'avrebbe staccata la sera stessa quando noi già stavamo a Roma. Ok, vai, spiega cosa è successo. E niente, io appunto dovevo portare la moto a Roma da Porto Recanati e cercavo un'assicurazione giornaliera, perché poi la moto doveva stare ferma. Allora vado su internet, assicurazione giornaliera, e mi imbatto in un'assicurazione chiamata Assicurazione Quadra del gruppo AXA. Ok, contatto il numero, lo inizio a contattare, a messaggiarci, a scambiarci tutti i dati, tutte le informazioni, fino a che lui mi dice: ok, il giorno che dovrei fare la polizza mi mandi i dati della moto e tuoi,
e la stipuliamo. Nel giro di 10 minuti dopo il pagamento l'assicurazione è attiva. Ti è stato inviato qualcosa però? Sì, mi sono state inviate tramite email la documentazione dell'assicurazione. Naturalmente non ho avuto tempo di stamparla, ma comunque era valida ugualmente. Fin qui nessun problema, portiamo la moto a Roma. La moto di Monica poi per lavori starà ferma quelle 3-4 settimane e poi era il momento di riassicurarla una volta venduta la Street. Venduta la Street, che è successo? Niente, dato che il signore mi disse che facevano anche le assicurazioni annuali, gli chiesi un preventivo. Consultando anche altre assicurazioni, ho visto che era un po' più conveniente. Un po' più conveniente? Non è che dici, paghi 1000 euro normalmente, fai questa assicurazione e ti viene 200. No. Quindi due dubbi te li fai, dici, ma com'è possibile che costa così poco? No, in realtà si risparmiava circa una settantina, ottantina di euro dalle altre, quindi lì per lì non ci pensi, capito? E sei solo contento di aver risparmiato quest'ulteriore cifra. Ok, allora, ho assicurato la moto. Quindi sono arrivati altri dati, altri fondi. Sì, altra assicurazione, erano due assicurazioni diverse tra l'altro, quella giornaliera e quella annuale, di due compagnie diverse. Quindi, la prima era Cattolica e la seconda era Helvetia. Quindi loro compagnie super c'entrano. Rinomate, gruppi oserei dire mondiali. Sì. Okay. Però aggiungerei che loro non c'entrano niente, perché tutto ciò è stato detto da Assicurazione Quadra. Cioè, ci tengo a sottolinearlo perché è loro, la colpa è loro. Dato che precedentemente Laura era stata, tra virgolette, truffata, ho detto fammi fare i controlli alla targa da queste applicazioni che esistono ora, e a me la moto è sempre risultata non assicurata. Quindi passano i giorni, vediamo la targa con più applicazioni, che sia infotarga, scanner veicoli o quant'altro, la targa risultava sempre non assicurata. Tuttavia però con il beneficio del dubbio non mi sono fidato al 100%, perché si sa, queste app sì funzionano, però non sempre. Mi è già capitato che magari una moto assicurata Non risultava ancora, o magari il chilometraggio dall'ultima revisione era totalmente sbagliato. Quindi lì per lì ho ancora continuato a non darci tanto peso. Ho detto vabbè, sarà un errore dell'app, e bene così. Poi, dato che l'assicurazione non risultava, io ricontatto questa persona e mi dice non controllare queste applicazioni perché sono tutte un po' alla buona. Regati dai carabinieri se vuoi la certezza che sia valida. E di qui dici, mi dice recati dai carabinieri, pensi effettivamente c'è un errore, stai anche un po' più tranquillo. E invece no, giorni successivi mi sono trovata con il fratello. Allora, mio fratello è poliziotto e ci ha fatto il favore di controllare se effettivamente risultasse questa assicurazione sulla targa della moto di Monica. E con nostro grande stupore il risultato è stato il medesimo delle app. Quindi la moto effettivamente, perché ok le app, ma poi quando inizi a fare dei controlli, il sito della polizia, eccetera, eccetera, capisci, non è più un errore e c'è qualcosa che non va. Ho contattato anche un altro amico carabiniere, non risultava. Richiamo questa persona che mi dice all'inizio se i carabinieri non sono in grado di controllare sul sito non è colpa mia, l'assicurazione è attiva. Io gli ho risposto, sono andata anche dalla polizia con il fratello. E mi dice, allora va bene, abbiamo messi bene. Quindi deridendo i corpi delle forze dell'ordine, dicendo che se loro, riferita a polizia e carabinieri, non sanno usare i terminali, non è colpa sua. Purtroppo, la sera stessa che è successo? No, nella stessa telefonata io ho detto semplicemente che la sera mi sarei recata dai carabinieri ulteriormente e se non risultava ancora l'assicurazione, gli avrei sporto denuncia. Fin qui uno può confrontare questo fatto con quello di mia sorella e dice ok, siamo arrivati quasi allo stesso punto, devi andare dai vigili per farti sentire e per far valere le tue ragioni. In realtà, a differenza di mia sorella, la quadra assicurazione è risultata proprio una truffa, giusto? Una truffa. La quadra assicurazione sì esisteva, però tuttavia è stata chiusa a dicembre, è stata assorbita dal gruppo AXA ed è stata chiusa. Tuttavia questa persona o queste persone hanno continuato effettivamente a fare assicurazioni a nome della quadra assicurazioni. Assicurazioni perfette,
Quindi contanto di foglio, di contratto assicurativo, cedolino, quant'altro. Quindi assicurazione perfetta. Ma che anche l'email? Ho stampato io. Mail, sede legale, tutto. Tutto compreso. E però effettivamente queste ragazzi sono tutte truffe. I carabinieri, una volta andati lì a sporgere denuncia, ci hanno confermato che la quadra assicurazioni non è la prima volta che effettuava questo tipo di truffe. Purtroppo, colpa sua, colpa mia, non ci è venuto in mente di effettuare altre ricerche. Vedi tante cose che collimano, ti confronti con una persona anche vocalmente parlando al telefono e non pensi, perché alla fine vai a pensare sempre che il mondo non è così cattivo, quando in realtà sì, lo è. Tante persone si alzano la mattina solo per fregare il prossimo e rompere i c***i, scusate il termine, a una persona che si fa un bucio di culo così per 1000 euro al mese. Una volta recati dai carabinieri abbiamo certificato che l'assicurazione era falsa e loro mi hanno controllato anche la prima assicurazione e anche quella è risultata falsa. Quindi, per fortuna che comunque quel giorno eravamo coperti da un'altra assicurazione e alla fine, al contrario di mia sorella, non ce ne siamo accorti perché siamo stati fermati dai vigili, ma la moto era ferma. Io, col lavoro che faccio, magari guardo questa targa, quindi ci è venuto naturale farci qualche domanda dopo il terzo o quarto controllo. Quindi, che sarebbe successo se ti avessero fermato i vigili? Allora, innanzitutto sequestro del mezzo, perché ero senza assicurazione, in più una multa che poteva ammontare fino a 5.000 euro, la sospensione della patente per un anno e in più io, che ero in possesso dei fogli dell'assicurazione falsi, mi potevano denunciare a me per truffa. Però fortunatamente poi avrei certificato coi documenti del pagamento che non ero io che stavo facendo la truffa, però poteva anche essere accusata di truffa, quindi oltre al danno anche la beffa. Come vi ho detto prima, ho fatto questo video solo per mettervi in guardia, ragazzi, sia dagli errori delle assicurazioni vere, come in questo caso la Conte, perché sì, alla fine Laura era coperta, ha pagato l'assicurazione, ma effettivamente la società non ha mandato i documenti richiesti all'ANIA, quindi effettivamente se fosse successo un incidente Laura sarebbe stata nel torto e avrebbe dovuto pagare di tasca sua i danni, poi rifarsi sull'assicurazione con chissà quali tempi, per errori magari di altre persone che mettono davvero in pericolo una famiglia che non fa nulla di male. Purtroppo invece Monica è stata veramente truffata, quindi se possibile, ragazzi, se vedete cose strane, pagamenti di assicurazioni tramite ricariche Postepay, errore nostro quello per carità, preventivi troppo bassi, comunque non è questo il caso, o quant'altro, fatevi due domande, cercate su internet, il web è bello per questo, si trovano tante cose. Noi purtroppo non ci è venuto e abbiamo perso questi soldi, se non l'abbiamo detto prima, la bellezza di 750 euro. Credetemi, ciro del culo veramente a entrambi. Però ragazzi, porto sempre video, magari ecco la rinascita di Tortellina e le modifiche alla macchina e le uscite in moto. Sì, YouTube è bello, però usarlo per questi scopi e magari aprire gli occhi anche a voi che siete miei fan e mi seguite non è male. E se posso anche evitare una spiacevole situazione come quella vissuta da loro due ad uno solo di voi, a me va basta e sono contento. Il video ha avuto i risultati sperati, basta far mangiare questi poco di buono, perché io non paro a lavorare pure loro anziché lucrare sulla gente che si fa un bucio di c***o così tutto il giorno. Vi posso dire che anche se fate assicurazioni su online con compagnie enormi, quindi anche Zurich, qualsiasi cosa, controllate se effettivamente la vostra macchina, la vostra moto, il vostro scooter siano effettivamente coperti, perché l'errore umano, come nel suo caso, può succedere e se ve ne accorgete in tempo non succede nulla, ma se succede qualcosa sono cavoli vostri, quindi verificate tutto per bene. I carabinieri mi hanno detto di verificare anche se lo fate in agenzia, perché anche lì ci possono essere degli errori. Quindi ragazzi, dateci retta. Occhio. Detto questo, ragazzi, scusate se questo video è un po', diciamo, meno emozionante del solito, ma ci tenevo a portarvelo, ci tenevo a farvi aprire un po' gli occhi anche su questo aspetto. Quindi io, Monica
mia sorella, vi salutiamo. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, mettete mi piace e condividete il video, così che non solo voi possiate vederlo, ma portate a conoscenza di più persone questi fatti. Seguitemi su Instagram e Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!